Giovanni Boldarin, direttore generale dell'Arzachena, dopo la bella vittoria a San Luri, tre punti importanti per voi. Molto, molto importante, una partita molto difficile, abbiamo trovato una squadra in salute, grintosa, ben messa in campo, abbiamo trovato il gol e poi ci siamo difesi, non è stata una partita bella, però pure contare il risultato. Non bella tecnicamente, probabilmente sì. Per colpa anche del campo. Sì, ha inciso molto il campo, l'aggressività del San Luri che non ci permetteva di giocare. Insomma, diverse componenti, comunque alla fine quello che conta è il risultato e l'abbiamo ottenuto. Si può dire che l'Arzachena ha svoltato in questo campionato, è la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Sì, ma come dicevo al suo collega, era strano che l'Arzachena si trovasse in una posizione anonima. La classifica che occupiamo adesso rispecchia il reale valore della squadra. C'è un po' di rammarico per i punti lasciati in certe partite, però insomma. Ma c'è ancora il tempo per potersi inserire lì in alto? D'altronde il quinto posto non è lontanissimo. Noi infatti ce la metteremo tutta, poi dipende anche da chi sta su, perché se rallenterà noi ne approfitteremo, in caso contrario dovremo leccarci le ferite. Oggi una bella vittoria anche perché ottenuta senza il vostro mister in panchina. Sì, è vero. Però se la squadra lavora bene durante la settimana, l'allenatore alla fine, la domenica, è importante, ma non è indispensabile, perché i ragazzi lo seguono, durante la settimana lavorano molto, quindi sono preparati ad affrontare. Spieghiamo un attimo come avviene il passaggio di consegne, il mister dalla formazione a chi e poi come ci si mette in campo? No, vabbè, io ho anche il patentino, insomma, ecco. Un po', però io parlo un ottimo rapporto con l'allenatore perché ci ho giocato anche insieme, quindi insomma ci siamo sentiti e mi ha sicuramente dato dei consigli, come è giusto che sia, tra l'altro perché l'allenatore è lui. Certo, comunque è un debutto vincente. Sì, quello mi fa parecchio piacere perché insomma nel calcio conta molto la superstizione. Certo. Senti, l'Arzachena ha una delle peggiori difese nel campionato, quindi vincere senza subire gol è stato importante. Ma, tu che sei stato anche un ottimo difensore. Sì, ma in realtà era in passato. Tatticamente non ho messi bene, io non davo infatti tutte le colpe alla difesa, evidentemente c'erano dei movimenti da correggere, perché sono gli stessi uomini che giocavano, certo, in precedenza, quindi vuol dire che il modulo e altre cose che non funzionavano, insomma. Comunque giustamente l'Arzachena è la prima squadra sarda in Serie D, anche perché comunque in una partita così importante quando entra Angeledu, Piras, in panchina Figos, quindi la rosa è importante. Sì, beh certo, ma l'Arzachena è stata costruita per fare un buon campionato, quindi gli uomini ci sono, purtroppo abbiamo Figos, lo stiamo recuperando ora. Però insomma siamo fiduciosi. E soprattutto avete un pubblico che vi segue anche in trasferta. Sì, c'è molto entusiasmo, si è creato intorno alla squadra un buon entusiasmo e questo anche ai ragazzi fa piacere, infatti ci mettono l'anima, io infatti li ringrazio a nome proprio della società perché stiamo vedendo veramente un attaccamento alla maglia, insomma alla squadra, all'intero paese insomma. E il gol vittoria è giunto da un giovane, molto bravo, Mastino. Comunque voi come giovani siete ben messi. Sì, ben messi, c'è lui, c'è Del Rio, i due ragazzi del Rio, insomma, Pinna, Paride, Scioni, insomma. Quindi un bel mix, Pantanelli, Medda, Bailo, tanti, esatto, e tanti giovani. Asa, Figo, insomma, abbiamo una squadra per far bene, insomma. Va bene, ringraziamo Boldarin, tanti auguri per il campionato.